cielo, regina del cielo. È il trionfo del bene, il trionfo dell'amore, dell'umanità che ha imparato ad amare. E in Maria dobbiamo sempre tenere fissi i nostri occhi e i nostri cuori per poter capire da lei quanto può amare Dio e fare tutto quello che ci chiede. Se è stata incoronata regina del cielo e del cielo, è perché Dio Padre ha voluto questo. Ha voluto ringraziarla in questa maniera. Certo, ringrazierà ciascuno di noi, ma ognuno avrà il suo ruolo nel paradiso. Il ruolo che comprenderemo perfettamente. Tra ciascuno di noi ci sarà soltanto l'amore a comunicare. Quell'amore che dobbiamo vivere dentro di noi per tutta la nostra vita, fino al paradiso, dove sarà l'amore totale, completo, nella Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti in noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero, per le nostre famiglie. Un eterno riposo per le anime mai nate. Eterno riposo attorno a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Madre nostra, io consacro me stesso con tutto ciò che sono e che possiedo
la mia famiglia con tutti i miei cari al tuo cuore immacolato. Prendici sotto la tua materna protezione, aiutaci a vincere le tentazioni che ci sollecitano al male e a conservare l'armonia tra tutti noi. Il tuo cuore immacolato sia nostro rifugio e il cammino che ci conduce a Dio. Insegnaci a pregare e sacrificarci per amore di Gesù, per la conversione dei peccatori e riparazione dei peccati commessi contro il tuo cuore immacolato. Per tua intercessione e in unione col cuore del tuo divin figlio, ottienimi la grazia di mantenere la mia famiglia sempre unita nell'amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi, qui radunati, con devozione filiale, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. E dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci troviamo qua per benedire questa immagine della Madonna, questa statua, e lo facciamo in unione con la Chiesa universale, in unione con la Chiesa locale, in unione con la Chiesa universale che è in tutto il mondo. Questa unione è data dalla preghiera, perché la preghiera unisce, non divide. È data dallo sguardo che abbiamo su Maria, perché la devozione a Maria unisce, non divide. E lo vogliamo fare nella fede della Santa Madre Chiesa Cattolica, e la fede unisce, non divide. Quindi vogliamo fare questa benedizione in unione con la Chiesa universale. Siamo riuniti nella gioia, fratelli e sorelle carissimi, nel momento in cui viene esposta alla pubblica venerazione l'immagine di Santa Maria, venerata sotto il titolo di Regina del Rosario. Questa immagine sta a significare quanto forte e vitale sia il vincolo che unisce la Beata Vergine al Cristo e alla Chiesa. Maria, infatti, è la sua madre, la madre del Verbo fatto uomo, icona di Dio invisibile, ed è essa stessa immagine, tipo, modello della Chiesa, immagine nella quale la Chiesa contempla con gioia il pieno compimento di ciò che desidera e spera di essere, il tipo in cui riconosce la via e la norma per una perfetta unione con Cristo, il modello a cui la sposa di Cristo ispira per l'adempimento della missione apostolica. Con animo devoto e filiale partecipiamo insieme a questo sacro rito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò a gran voce:
benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli, a questo punto la liturgia prevede una breve esortazione, una breve omilia. Se la desiderate la faccio, se no non la faccio. Guarda, dammi tempo. Oggi celebriamo la nascita della Madonna, e quindi è il compleanno della Madonna. La Madonna è salutata nella Chiesa come l'aurora che prelude al giorno pieno. L'aurora che immette poi nella luce del sole, Gesù, sole di giustizia. Non si arriva al giorno senza l'aurora. Non c'è sole senza essere preceduto dall'aurora. Allora Maria è questa aurora che ci immette nel giorno pieno, nel giorno di luce, nel giorno di grazia, nel giorno di misericordia, di redenzione. È l'aurora che ci immette in Gesù, ci radica in Gesù. San Francesco, contemplando la nascita di Maria, dice che non vi è al mondo nessuna creatura come lei, non è nata nessuna donna più grande della Vergine Maria, e la vede nella prospettiva trinitaria. Figlia dell'Eterno Padre, e il Padre l'ha resa immacolata, l'ha resa splendida, l'ha creata come la creatura più eccelsa. È madre del Figlio Gesù, nostro Redentore, è sposa dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo ha fatto dei doni alla sposa, ma non doni materiali, doni spirituali, doni di grazia, doni di sapienza, doni di virtù. Ecco allora che Maria è la piena di grazia, è la dimora di Dio. E tutto questo perché? È perché doveva collaborare al mistero della redenzione. E continua anche oggi a collaborare al mistero della redenzione, perché la sua missione, una volta salita al cielo, non finisce, anzi continua. Mi viene spontaneo pensare in questo momento che la Madonna viene messa in questo angolo così suggestivo della terra, della natura. Mi viene da pensare come colei che oggi più che mai è necessario che stia qui in una porzione di mondo, che sia qui in mezzo alla natura, perché deve richiamare l'umanità a colui che ha creato la natura, a colui che ha creato l'universo. Voi sentirete parlare sempre di più di divinizzazione della natura, quasi di adorazione del creato, e un'attenzione al creato che deve, nei piani del nemico di Dio, che deve sostituire l'attenzione al Dio creatore e a Gesù Redentore e allo Spirito Santificatore. Ma noi non vogliamo aderire a questo modo modernista di pensare.
Noi la verità non la troviamo nella natura o nella storia o nella coscienza, ma nella scrittura, nella tradizione della Chiesa. E a questa scrittura ci conduce Maria. Allora, in un mondo come quello di oggi, dove tutti parlano di ecologismo, ma parlano di ecologismo perché? Perché dietro c'è tutta una manovra per distrarre l'attenzione nei confronti di Dio e porre questa attenzione sul creato, per poter adorare il creato con un tipo di religione universale, che non fa distinzione, ma non facendo distinzione distrugge tutto. E questo è uno dei compiti della Madonna oggi, richiamare l'umanità a guardare verso l'alto e a far capire che il creato c'è perché c'è il creatore, che la natura ha senso, si è riferita a Dio. E finché la natura, il creato è riferito a Dio, allora continuerà ad esistere e continuerà ad essere anche la nostra madre terra. Se dovesse cessare tutto questo, allora sarebbe veramente la fine. E allora dicevo che in mezzo a questa natura, a questo mondo piantata qui, ci invita a guardare in alto, perché soltanto guardando in alto anche questa natura, questo mondo verrà redento e noi possiamo trovarci meglio in questo mondo, in questa natura, come alla casa nella quale il Padre che è nei cieli ci ha posto. Sia questo anche il nostro compito. Tutto è bello, ma se tutto non viene verticalizzato, tutto può ritorcersi contro l'uomo. Animati dalla fede in Cristo Salvatore, che si è degnato di nascere da Maria Vergine, diciamo insieme: interceda per noi la Madre tua, Signore. Interceda per noi la Madre tua, Signore. Salvatore del mondo, che nella tua potenza redentrice hai preservato la Madre tua da ogni colpa, liberaci da ogni peccato. Interceda per noi la Madre tua. Redentore nostro, che hai fatto della Vergine di Nazareth la dimora della tua presenza, il santuario dello Spirito Santo, edifica anche noi in tempo vivo del tuo Spirito. Interceda per noi la Madre tua, Signore. Sacerdote sommo ed eterno, che hai avuto Maria accanto a te ai piedi della croce, per le sue preghiere donaci la gioia di comunicare alla tua passione. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Re dei re, che hai assunto con te nella gloria, in corpo e anima, la Madre tua, fai che cerchiamo e gustiamo le realtà del cielo. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Signore del cielo e della terra, che hai posto come regina alla tua destra la Vergine Maria, rendici coeredi della tua gloria. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Ognuno di voi e di noi che è qui porta senza meno un desiderio nel cuore, quindi qualcosa da chiedere a Maria. Bene, preghiamola perché lei interceda presso il Padre che è nei cieli e ottenga la grazia che ognuno di voi desidera. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Uniti in preghiera come la Madre di Gesù e gli Apostoli nel Cenacolo, supplichiamo Dio nostro Padre e diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
E ora la preghiera di benedizione per questa statua, per tutti quanti voi qui presenti, per le persone a voi care e anche per gli oggetti che portate, perché un oggetto, anche sacro, se non è benedetto, è un pezzo di legno o di metallo qualunque. Allora benediciamo la Madonna, voi e tutto quanto avete con voi. O Dio, che nella tua Chiesa pellegrina nella fede hai dato in Maria Vergine l'immagine della futura gloria, concedi ai tuoi fedeli che ti presentano questa sua icona di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di lei, figlio modello di vita per tutto il popolo degli eletti, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Un attimo, per favore. Amici, per questa splendida occasione mi sono permessa di mettere sulla carta alcuni brevi pensieri da rivolgere alla nostra dolcissima madre, a nome di tutti. Perdonatevi, prego, la presunzione che le mie parole siano anche le vostre. Ma se ci sentiamo un po' più fratelli, dal momento che lei ci chiama figli, quello che ora le dirò è anche il vostro sentire. Madre Santissima del Santo Rosario di Trevignano, le bellezze di questo lembo di terra lacustre non sono sfuggite al tuo attento sguardo e hai deciso di convocarci qui perché, catturati dal fascino di questo panorama naturale, non ancora alterato dalle supponenze umane, il nostro cuore possa meglio predisporsi a ricevere e a contemplare più elevati splendori. Tutte le mamme terrene, piene di meraviglie, non riuscirebbero a sorprenderci come fai tu, anche quando i tuoi occhi si posano mesti sui nostri volti tiepidi e distratti da tanti abbagli. Gli inviti che ci rivolgi attraverso Gisella, intrisi di lacrime e di sospiri, ci attirano su questa collina, diventata una delle tue tante dimore, dove attendi, paziente e trepidante, che i tuoi amati figli, ricevuti sotto la croce, si decidano una volta per tutte per il Signore, senza ulteriori titubanze, perché ci ricordi sommessamente: non c'è più tempo da perdere. Madre misericordiosa, vogliamo dirti che sempre più spesso veniamo da te non solo spinti dal dovere della fede, ma soprattutto dall'amore che sentiamo di ricevere, nonostante la grave carenza del nostro merito. Maria, dove ci sei tu, i cuori diventano leggeri, leggeri e belli, proprio belli. Come per miracolo i pesi dei nostri molteplici affanni svaniscono e ci sentiamo pronti ad amare di più e meglio Dio e i nostri fratelli. Qui ci accade tutto questo e perciò crediamo nella tua presenza, nel tuo sguardo amoroso che ci educa e ci rieduca continuamente all'amore. Abbiamo capito che per cercare di trovare Gesù, l'amore non amato, dobbiamo frequentare assiduamente la tua scuola di preghiera e di umiltà
recuperando tante lezioni perse per correre dietro al nulla. Già, molti di noi sono diventati come Lucignolo e Pinocchio, ma la sofferenza ci ha riportati dal legno di burattino alla carne viva di figlio. E adesso da chi andremo per dare un senso e una sicurezza alla nostra vita? Solo Lui ha parole di vita eterna e solo tu conosci la strada per ottenere da Lui la gioia di quel giorno senza tramonto promesso. Madre nostra Maria, i peccati e le cadute non ci impediscono di essere molto, molto fieri di averti come madre e di sentire nel cuore la regalità di figli di una grande, autentica regina e di un grande re, potente e invincibile, che per l'amore e la salvezza di ognuno di noi ha fatto autentiche pazzie in terra, ottenendo che anche tu le facessi. Madre dolcissima, aiutaci a tornare nelle nostre case con negli occhi impresso il tuo sguardo amoroso e il tuo delicato sorriso. Le statuine e i quadri che possediamo di te possano brillare di luce gioiosa questa sera. Si dissolva la mestizia del tuo bellissimo volto, consolato dalle nostre povere preghiere, che ti promettono comportamenti nuovi, impegni e sacrifici a te graditi. Signore Gesù, dimentica almeno per questo giorno i dolori che ti abbiamo inflitto con il gradimento dell'onore che rendiamo a tua e nostra madre. Ti promettiamo di non lasciarla sola qui. Lo stupendo paesaggio, opera delle tue mani, l'avvolgerà notte e giorno, teneramente, e saranno due bellezze che si uniscono e ci attendono sempre. Amen. Amen.
Beh, questa volta voglio avere l'onore di stare vicino a lei, no? Mentre leggo il messaggio. Scusate, ma oggi sarà la tensione di questo periodo, ma l'emozione poi, no? Di avere la nostra madre qui vicino a noi. Ringrazio davvero tutti, ringrazio gli splendidi sacerdoti, ringrazio Padre Flavio che poi, insomma, abbiamo avuto oggi l'onore di avere, visto che viene molto poco. E ringrazio i ragazzi, tutti quanti si sono veramente, avete fatto tantissimo per oggi. Bene, questo parliamo di cose serie però, ovviamente la Madonna oggi è venuta, era insieme a tanti angeli che cantavano e stavano, è come se li tenesse, stavano sotto i suoi piedi e tutti intorno, e cantavano delle lodi, erano molto, però c'erano tanti angeli, e lei ha detto: cari bambini miei, grazie per aver aperto i vostri cuori con tanta gioia, pregate con fede. Figli, quanto vorrei vedere tutti i miei figli e soprattutto i sacerdoti così composti nell'ordine dell'amore per mio figlio Gesù. Figli cari, grazie e grazie per aver toccato il cielo. Lo Spirito Santo soffierà su di voi e vi benedice, e nel nome del Padre, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate al mio cuore immacolato e io sarò qui. Ah, e qui scenderà, qui dove sono io, sarò io, scenderanno molte grazie. Amen. Quindi la Madonna vi chiede e ci chiede, ovviamente, quando abbiamo, ovviamente per le persone che possono essere qui, insomma, che hanno la possibilità di venire, però lei ha detto che se noi ci inginocchiamo qui davanti a lei, questa statua meravigliosa farà tantissime grazie. Chiede di pregare per il suo cuore, al suo cuore immacolato, quindi preghiamo davvero con fede e con gioia, così come abbiamo fatto oggi. Siamo tanti e la Madonna è felice, quindi mi raccomando, manteniamo sempre forte questa fede, non spegniamo mai questa fiamma che arde nel nostro cuore e nel nostro spirito. Mi raccomando, fratelli, va bene? Allora, grazie a tutti, e se volete adesso potete anche venire a pregare, fare una preghiera, composti, senza confusione. Grazie a voi.